è il numero di Rolling Stone uscito oggi. The Young Pop. Lo vedete che fa la rockstar, no? Tra l'altro, qui stasera c'è il direttore del de Rolling Stone, Giovanni Robertini. Dov'è? Eccolo lì. Ciao, Giova. Che cazzo hai fatto con questo qui? Cos'è bene? Ma cioè... Ma lo capisci che è uguale a Michael Bublé col parrucchino di Macario? Cioè, cosa hai fatto? Guardate che dentro c'è... Nell'articolo c'è un servizio fotografico su di lui da fare invidia ai modelli di Rocco Barocco. Fatemelo vedere. Eccolo qua. Sembra più lui Rocco Farlocco, eh? Guarda che bel modo che ha di spiegare il referendum. Con le manine come i bambini dell'asilo. Sì, bello, faccia buffa. No, brutto cacca, brutto cacca, brutto cacca. Renzi, scusami, ma invece di perdere tempo a fare le foto posate, io te la butto lì, poi vedi tu, ma non potresti occuparti un po' del casino che state facendo con la finanziaria? No, perché hai riformato le pensioni, no? Guarda cosa ne pensa Tito Boeri, il presidente dell'INPS, quello che poi le paga veramente. Fatemelo vedere, scusa. Boeri, mia riforma pensioni costava meno. Ora io non lo so chi ha ragione, non lo so fra i due, però Renzi... E dargli una telefonatina prima. Ma così è un passante, tra uno shooting e l'altro. Mentre sistemano le luci, dice, pronto Tito, dimmi un po', vedi, cos'è? 5 minuti. Ma sono io che sono scemo, sono io che sono scemo. Perché la soluzione per le pensioni, studiata da Renzi, è perfetta. Tutto il PD. Guarda, ce l'ha spiegata bene una deputata del PD. Alessia Morani, l'altro giorno, da Del Debbio. Me la fate vedere? La situazione della signora è chiaramente una situazione difficile in cui versano purtroppo tanti pensionati italiani. Sì. La sua situazione in particolare, posso magari anche dire che esiste uno strumento che magari conosciamo poco, che è fatto apposta proprio per gli anziani proprietari di casa che percepiscono pensioni basse, dillo che si chiama prestito vitalizio ipotecario. No! Prestito... vitalizio ipotecario, ok? Lo diciamo insieme, prestito vitalizio ipotecario. Beh, è facile, no? La soluzione studiata dal PD per i pensionati in difficoltà è che da oggi, finalmente, possono anche ipotecarsi la casa. Certo, avrebbero potuto anche proporre la vendita delle cornee, ma per quest'anno si accontentano solo di prendergli la casa, no? Fegato e milza, bisognerà aspettare la finanziaria del 2018. D'altra parte, il fatto che Renzi aiuti le banche e le assicurazioni invece dei pensionati è però la prova che la sua politica è di sinistra. Ragioniamo. Quanti sono in Italia i pensionati? Milioni, no? Quante sono le banche in Italia? Una trentina. Cosa c'è più di sinistra al mondo che difendere le minoranze? Però io capisco la logica di fare il figo su Rolling Stone. I sondaggi danno il no molto avanti tra i giovani e ora lui vuole recuperare quel target. E per fare l'amico dei giovani ci sono due modi. Mettersi a fare Zoolander sulle riviste pop oppure scegliersi gli avversari giusti nei confronti televisivi. Lo sapete dunque con chi se la vedrà questa sera, subito dopo di noi, con Mentana. Renzi contro, fatemeli vedere, Ciriaco De Mita. Sarà lo scontro televisivo del secolo. Da un lato Matteo Renzi e dall'altro proprio il secolo. Scorso. Ma quanti cazzo di anni ha De Mita? Ma tu pensa che quando è nato non si parlava ancora del ponte sullo stretto perché non c'era bisogno, perché c'era la Pangea, la Sicilia era ancora attaccata alla Calabria. Renzi contro De Mita.
classe 1928. Il primo scontro televisivo della sua vita, De Mita l'ha fatto con Guglielmo Marconi, era il test della radio. Guardali qua, 10 anni fa insieme, l'allievo col maestro, sì, perché Renzi da giovane era democristiano, no? Guarda che bella foto che è questa qui. E De Mita stava a sinistra, De Mita. Renzi, mi piaceva tanto stare sulla destra, sempre. Comunque un genio, ragazzi. Si sceglie gli avversari non del passato, come aiutami, non del Pleistocene, sì. E tutto per apparire moderno. Il prossimo mi hanno detto che sarà l'uomo di Neanderthal. Anzi, l'uomo di no Neanderthal, per rispettare il format, Ma ci sta, naturalmente. Comunque, Renzi, questa settimana, il vero scontro l'aveva già vinto martedì, perché era sul taglio degli stipendi dei parlamentari. Il disegno di legge torna in commissione. Il PD è riuscito ad insabbiare la proposta dei 5 Stelle sul dimezzamento degli stipendi ai parlamentari. Devo dire che questa mossa politica ha mandato nello sconforto tanti parlamentari, no? Che non vedevano l'ora di guadagnare di meno. Soprattutto lui. No. È vero, A Mattino 5 ha detto che lui aveva già proposto il taglio degli stipendi nel 2009 e nessuno gli aveva dato retta. Io mi metto i baffettini, guarda un po'.